Con la faccia che avevo prima non avrei mai potuto tornare in America, no. Un ottimo lavoro, Johnny. Sì. Quando l'infermiera gli ha tolto le bende, la sua faccia era così diversa che non mi ha riconosciuto. Mi piaceva quella faccia. Porto sempre dietro la fotografia. Molto bella, sì. Sono contento che vi piaccia. Ma ora non vorremmo trattenervi. Care zie, sono così pieno che non riesco a muovere un dito. È anche molto tardi, sai, Giorgio. L'orgoglio musulmano sepolto in mare. L'ho trovato. Che cosa hai trovato, Teddy? La mia biografia. La storia della mia vita. Ah. Eccoci qua, ecco le foto di cui vi parlavo, generale. Questo sono io e questo siete voi, il presidente Roosevelt e il generale Gettles a Culeb Rakat. Questo siete voi. Non questo, questo! Come sono cambiato qui, eh? Ma certo! Perché questa foto non è ancora stata fatta. Noi non abbiamo ancora cominciato a lavorare a Culeb Rakat. Stiamo ancora scavando le chiuse e adesso andremo appunto a ispezionarle, no. Insieme. No, Teddy, stasera non si va a Panama. Perché? Panama è troppo lontana. Sì. Ci andiamo un'altra volta, eh? Ma niente affatto, è qui giù in cantina. In cantina? Sì, e gli lasciamo scavare le chiuse di Panama in cantina. Generale Gettles. Come presidente degli Stati Uniti, comandante in capo dell'esercito e della marina, e come uomo che vi ha dato questo incarico, vi ordino immediatamente di accompagnarmi all'ispezione delle chiuse. Senti, credo che sia ora di andare a letto. Chiedo scusa. Voi chi siete? Il generale Custer, vai a letto. No, voi non siete il generale Custer, però la vostra faccia mi è familiare. Aspettate, lasciatemi pensare. Ecco, ci sono! Ho pensato. Voi somigliate a qualcuno che incontrerò nella giungla. Teddy, questo è tuo fratello Jonathan. Ha solo una faccia diversa, caro. Teddy, è ora di andare a dormire adesso.
il canale, contenti, sì! Subito, signor Presidente, andiamo! Perfetto! Perfetto! Bravo! Seguitemi, generale Gettles. Però qui gli ordini li do io. Prendete anche questo. Fa molto caldo al sud. Ho detto sbrigatevi! L'ho capito. Beh, zia Marta, prima ti sei sbagliata. Noi non abbiamo nessun albergo, siamo venuti direttamente qui. Ce n'è uno graziosissimo proprio in fondo al viale. Ma questa è la mia casa. Ma per il dottor Einstein non c'è posto. Dovresti avere un po' più di riguardo per un chirurgo del suo talento. Sì, ve ne accorgerete. In poche settimane vedrete un nuovo Jonathan. Jonathan? Ma non vorrai mica farti operare qui? Sì, il vecchio laboratorio del nonno diventerà la nostra sala operatoria. D'ora in poi avremo molto da fare qui, sì. Ma sei impazzito, Jonathan? Vi ricordate quanto sapevo diventare sgradevole da ragazzo? Non vorrete che... Sì, e forse per una notte potremmo andare a tenere... Johnny! Oh, Johnny, giù in cantina c'è un... Dottore, le mie care ziette ci hanno invitato a vivere qui con loro, sì. Ah, è già stabilito questo? Sì, però solo per una notte. Beh, zia Marta, andateci subito a preparare la stanza. Per stanotte basta. Johnny, sapessi cosa ho trovato giù in cantina? Cosa? Il canale di Panama, Johnny. Sì! È una buca larga 4 piedi e lunga 6. Proprio quello che ci vuole per il signor Spenalzo. Lui ci calzerà come un guanto. Un bello scherzetto da fare alle carezziette. Farle vivere con un cadavere nella cantina. Sì. Ma come facciamo a portare lui dentro? Mettiamo la macchina qui davanti, a fianco al cimitero. Sì, quando tutti saranno andati a dormire, io ti passerò il cadavere dalla finestra, D'accordo, Johnny. Dottore, ricordati che domani mattina mi devi operare. E questa volta ti converrà essere sobrio, sai? Jonathan, la camera è pronta per stanotte. Bene, andate a letto voi. Noi portiamo la macchina dietro la casa. Ma sta bene dove sta la macchina, Jonathan, fino a domattina. Oh, cara, e cosa facciamo adesso? Beh, intanto li facciamo stare qui solo per stanotte. Sì. Cosa penseranno i vicini vedendo entrare della gente con una faccia e uscirne con un'altra? Oh, cara, e il signor Hoskins? Oh, che me ne ero completamente dimenticata, poveretto. Non starà mica tanto comodo là dentro nella cassapanca. È stato così paziente, povero cara. Dirò a Teddy di portarlo giù in cantina quando tutti saranno andati a letto. Vada a chiamare Teddy. Sì. Per il generale Gettles. Ecco, quindi non bisogna dirglielo. Ma non posso! Ma gli rovineresti la visita, Teddy! Sì. Piacente, zia Abby, è il regolamento. Il generale Gettles deve essere assolutamente informato. Generale Gettles! È un segreto di Stato, Teddy! Un segreto, caro! Un segreto! Esattamente! Esattamente. D'accordo? D'accordo? D'accordo. Avete la parola del presidente degli Stati Uniti. Sì, va bene, adesso tu, Teddy, vai giù in cantina. E quando tutte le luci saranno spente, torni su, prendi il povero diavolo e lo porti giù nella cantina, hai capito? Vai. Sì. E noi ti raggiungeremo più tardi per liberare. Bene. Potete annunciare che il presidente dirà qualche parola.
Dov'è il povero diavolo? Nella cassapanca. Accendiamoli! L'epidemia si allarga e non era mai arrivata fino a dentro prima d'ora. Teddy, in cantina, eh? In cantina? In cantina. Accendiamoli. Oh, cara, sai che ancora non ho visto il signor Oski? Davvero? Non l'hai visto? Beh, sai che faccio? Sì. Te lo faccio vedere. Oh, sì, scavalo. Passiamo i nostri bagagli da qui. Jonathan, la camera è pronta. Bene, andate a letto voi. Noi non abbiamo gli orari di Brooklyn. Ma perché troppo presto? E non andiamo così presto a letto noi. D'ora in poi lo farete. Era ora che venissi a prendermi cura di voi, sì. Oh, ma noi non pensavamo. Sia morto, andate subito in camera vostra. Dottore, gli strumenti li metteremo nel laboratorio domani mattina. E ora ce ne andiamo tutti a letto. Sì, e io spengo le luci quando voi siete passati. Cammina, zia Marta. Spegni la luce, zia Abby. Vengo subito! Ho detto spegni la luce! Bene, Johnny? Sì. Bene, ora vai fuori e mi passi Speranzo dalla finestra. Sì. No, è troppo pesante per me. Tu vai fuori e spingi che io sto dentro e tiro. Dopo insieme lo portiamo a Panama, sì? Bene, dottore. Do un'occhiata intorno alla casa. Quando busso al vetro tu mi apri la finestra, sì? Sì, d'accordo, Johnny. Io odio lui.